sulla spalla. Allora, noi di carta numero 0 siamo con Silvia Bolognesi. Io sono Piero Vittorbo. Come? Piero Vittolo Bombini, Bologna, I di Imola, T doppia T, anzi, terremoto e tragedie, O di Otranto, L di Livorno, D O di Otranto, spazio, B di Bologna, O di Otranto, N di Novara. Dopo lo speri. Da dove venite? Una... Siena, ma vivo a Livorno. Venezia, V. Oh, wow. Dunque, voi siete un gruppo molto più grande. Sì. Quanti elementi siete? Quando siamo nella formazione allargata siamo 10. Stasera via Luca Giasdona siamo 8. A formazione ridotta. Allora, dunque il gruppo intanto ha una particolarità. Che c'è? Diretto da... Che c'è un cane? Lui è Flauto. Veramente, forse che è diretto da una donna. Sì, sì. Il gruppo è nato per mia volontà. Nel 2004, quindi insomma già è passato del tempo. È nato con una formazione molto ridotta, siamo partiti in 5. Forse il primo concerto eravamo 4, però ancora non avevamo strumenti. Poi abbiamo registrato in 5 con un Open Combo, un disco uscito nel 2005, che si trova appunto introdotto in Open Combo. Nello stesso anno io incontro quest'uomo qui, in un'altra formazione, un altro contesto, e lo assorbo. Lui e anche Tony Cattano, che inizialmente non c'era. Facciamo un secondo disco dove però loro non suonano tutti i brani, che si titolava What Was I Saying, fino poi arrivare a mantenere lui con il progetto, informazione fissa sia lui che Tony. Poi si sono aggiunti per l'ultimissimo disco Large, che sono coprodotta, anche Luca Spinosa e Luca Marianini, stasera ci sono, alla tromba e al sassofono, e Simone Padovani alle percussioni, che invece c'è anche stasera. Ricapitoliamo, la formazione. La formazione l'avrà l'elenco tutta definito, Andrea Melani alla batteria, Ian Preda al vibrafono, alle percussioni c'è Simone Padovani, al trombone Tony Cattano, al sax baritono Rossano Emili, al sax alto e soprano Cristian Marcelli, al sax alto e flauto Piero Vittorbon, e quando riusciamo ad essere tutti quanti si aggiungono Luca Marianini alla tromba, Dimitri Grelli Spinosa al sax alto. E dice? Silvia Bolognesi, ma suono anche il contrabbasso già. Che tipo di jazz fate? Io lo definirei come jazz. Jazz bello? Jazz bello, sì. Genere jazz bello? Sì. In realtà, sebbene molti pensano che si faccia comunque un jazz d'avanguardia, credo che invece questi sono dei progetti più legati alla tradizione dove noi due almeno navighiamo, no? Sì, è probabile. Voi siete musicisti, o siete ibridi, nella vita fate anche i musicisti? No, faccio suono e poi non faccio un cazzo. Bella vita. Ma io ho fatto anche altro in passato, poi però sono per fortunata, io ero una fiera. Hai visto? No, vabbè, non mi avevo benissimo, domani ritorno. Però adesso faccio sulla musica anche grazie al fatto che insegno. Cioè, comunque insegno musica è un aiuto, perché insomma campare di concerti è difficile. E quando avete scoperto la passione? Sia per la musica che per il jazz. Magari sono due cose un po' diverse, se posso, no? Ma dipende da persona a persona, dalla cosa, dal percorso musicale che uno ha. La prima cosa che mi ha folgorato sono stati gli Iron Maiden, quindi io nel jazz. E poi, vabbè, insomma, a parte il jazz mi piacciono tante altre cose, ho suonato tante altre cose, quindi non ho più una passione per la musica in generale. Il jazz ha la peculiarità di essere una musica che porta a mettere insieme tante influenze diverse per dare una forma personale, quindi diciamo che jazz è un po' una parola di comodo in questo caso per quello che faccio. Non so se questo sia possibile. Ma a un certo punto, guarda, anch'io ho iniziato da giovane suonando rock, bass elettrico nei gruppi rock. La mia prima passione, ma piccina, era Ramones. Mi calmava punk rock, punk. E
poi il jazz è venuto perché appunto il contrabbasso, poi alla fine il genere, sì, mi piace il jazz perché c'è l'improvvisazione fondamentalmente, però poi no, se puoi ricordare su tanti altri stili, la musica è bella tutta, e mi piacerebbe suonarla tutta, però è difficile anche la tutta, viene tanta. Però credo che tanto mi sono formata in quello e mi sento a mio agio in quello, forse perché mi ci sono formata. Mi ci sento a mio agio, sì, questo è qui. Il concerto che vi ricordate più volentieri, quello che vi è piaciuto di più? È dura da dire. Questo è questo. Sono tanti. Credo... Nel 2000, guarda, nel 2005, quando ho conosciuto questo signore qui, ero a vedere un festival a Sant'Anna Resi. Io credo che in quella serie di concerti che ho visto all'interno del festival, da aver preso delle botte emotive fra le più grosse. Sì, cioè, insomma, mi ricordo una fortissima emozione, però sono veramente tanti. Comunque, all'interno del festival c'erano William Parker, con Alice Lumi, c'era Ross Comin, c'era Tanzambo di Chicago, c'era Anthony Braxton, insomma, Mori, c'era Abrams, questi sono stati i nomi che erano presenti al festival, che mi potete immaginare, insomma. Io i concerti di solito mi addormento. Anche a suoi. E qui a Lucca, come si sente a Lucca Jazz Donna? Io sono pensata tantissime volte in quanto appunto donna, però questa è la prima volta che vengo con un gruppo mio dove si fa la musica mia. Ho collaborato con tanti musicisti, alcune formazioni proprio nate qui dentro, che erano state formate per il festival. E devo dire sì che sono venuta spesso. Che emozione è? È bella, perché il contesto è bellissimo, le persone sono molto, molto, l'organizzazione sono, cioè, sono proprio belle persone. Di famiglia? Praticamente sì, sì. E infatti mi sembra di essere a casa, poi mi rendo conto che il contesto del festival è molto bello, è elegante, ha una bella vetrina e quindi magari sono anche troppo rilassata, però sì, il contesto è. E anche mi sembra anche la dimensione dello spazio che vengono fatti i concerti mi sembra giusta e equilibrata per il jazz. Ma io la seconda volta che ci vengo, e la seconda volta che ci vengo con Silvia, l'altra volta era con Tiziani. Era 3 anni fa. Ti ricordi, mi ha fatto una gara. Gara di carretti. Gara di carretti. Qua a Lucca, sì. Qui è lì. Vabbè, queste sono le storie degli eventi del jazz che leggerete nei libri fra 50 anni. E niente, no, è bellissimo qua. Però Lucca per par condicio dove fare Lucca Uomo Jazz. Lucca Uomo Jazz. C'è Lucca Jazz. Lucca Uomo Jazz. Lui vuole la parola uomo, però. Ah, l'hanno messo donna. Che è Lucca Jazz e Lucca Jazz Donna. Io voglio come incessi. Lucca Donna Jazz e Lucca Uomo Jazz. Così capisci meglio. Allora, adesso sono nel ciclo del jazz. E progetti attuali, progetti futuri? Allora, il progetto attuale è lavorare con questo gruppo il più possibile. Perché è difficile una formazione grossa così portarla avanti, insomma. Spesso capitano dei lunghi periodi in cui siamo fermi e i dischi sono sempre stati una ragione per farle andare avanti e poi quindi, però insomma dal 2004 che esiste, se dobbiamo contare i concerti che si è fatto sono veramente pochi, insomma. Quindi non far morire questo progetto, anzi che c'ha un'energia e al momento riesco a trovare solo questo organico qui con queste persone lì. E poi niente, cercare quali sono i progetti del futuro? Cercare di continuare a suonare, di fare la musica a una certa libertà, cioè senza pensare al contesto dove portarla, ma fare la musica e poi dopo ti butta a terra questo cavalletto. Eccolo, lui è quello. Che modo lui. Prossimi progetti presenti, passati e futuri, beh, insomma, come cercare di sopravvivere in questo mondo spietato che è quello della musica e nella nicchia ancora più spietata che quella del jazz,
insomma, c'è sempre più concorrenza, sempre più bravissimi musicisti, sempre meno posti dove suonare, sempre meno soldi per guadagnare, quindi insomma è posta. Però a un certo punto uno pensa chi se ne frega, in qualche modo si tira avanti con l'entusiasmo che ci contraddistingue. Ma si sa che con cui vorreste suonare e non avete suonato? Califano. Franco Califano. Io di quelli più vecchi, perché sempre, perché sono tanti, sono troppi. Youssef Latif e Wally Schramm. Eh? Oltre a Califano, Vittorio Moglia, ci suono. Come si dice, contenti voi. Scusa per Califano. Va bene. Abbiamo finito? Sì, grazie. Ciao. Ciao.